Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. In questo video dove andremo a vedere il nuovo eroe che sta per uscire anche sul server italiano, che questo qui dovrebbe chiamarsi Windingo, non so se si chiamerà proprio così. In ogni caso è lui, e ringrazio Danilo Trubbia per avermi prestato l'account ovviamente per poter fare questo video e andare a vedere questo eroe un po' in qualche modalità, visto che non è comunque a livello altissimo. E qui a livello 20 possiamo ampliare il livello, gli sblocchiamo la stella. Poi abbiamo anche un po' di libri che direi di andargli a dare, così lo portiamo su almeno un po' più forte. Possiamo andare a testare nei dungeon, che probabilmente non saranno fatti, e non saranno fatti neanche tipo attacchi e ondate. Ci manca questo. Vediamo un po'. Sono solo Anubis, sono solo loro due. Vediamo che cosa combinano. Metto prima lui. Cioè, pure enorme, tipo. È gigante. Cioè, sfonda tutto. Cioè, è devastante. Adesso sapete che cosa ci vorrebbe. Sul mio account una bella sculata che non troverò da secoli. E come rollerò le gemme che mi sto mettendo da parte appena esce l'aggiornamento, mi fa uscire questo. Cioè, guardate il livello di devasto. Chissà dove riescono ad arrivare. Adesso ci facciamo un bel po' di tentativi con questo eroe. Vediamo dove riescono ad arrivare in due, anche perché mi sembrano totalmente incolumi. Andiamo al prossimo. Qui, dai, direttamente. Con brutale cattiveria. Cioè, ragazzi, è mostruoso. C'è poco da fare. Voglio proprio vedere dove riescono ad arrivare questi due soggettoni di Castle Clash. Cioè, mamma mia quanto sono OP poi tutti e due insieme. Tanta roba. Allora, vediamo un po' questo. Vediamo. Vai, qui. Cioè, proprio potenza pura questo eroe. Cioè, non vuole sapere niente. Dai, questi si farà un bel po' di dungeon, si faranno sicuramente. Ok, prossimo. Vai, vediamo un po' questo qui, lo mettiamo qua. Cioè, veramente il danno lui non lo prende. Cioè, non prende danno sicuro così tanto che... è impossibile buttarlo giù in questi dungeon, è impossibile anche percepire l'energia che scende, è proprio stra OP. Facciamoli velocemente, scorriamoli. Allora li metto divisi, uno di qua, uno di là, tanto stanno cattivissimi. Che perché Anubis in confronto, cioè, non ha potere distruttivo perché colpisce le truppe, ok. Però, cioè, questo è veramente assurdo. Andate e vincete. Continua a distruggere veramente. A questo punto devo veramente devo vedere fin dove riesce ad arrivare. Ma tanto sono sicuro riesce a farseli tutti. Se andiamo a fare un raid, che distruggiamo sicuramente tutto. Lui ha eroi blu, quindi tranquillissimo. Vediamo se gli possiamo portare su anche la skill. Non lo so. Mamma mia. Cioè, già me lo immagino con due. Skillatissimo. Che potenza. Non so se poi alla fine sarà OP anche contro altri eroi. Ma congela, quindi... cioè, veramente pazzesco. Sarà OP sicuramente anche contro gli eroi. Ripuliamo il 100. Prendiamo un altro obiettivo. Mancano le fiamme dei dungeon, quindi continuiamoci a fare sti dungeon. Vai, sfondate tutto. Cioè, praticamente basterà che qualcuno che ha appena iniziato trovi questo eroe e si garantisce già un quantitativo di dungeon e una crescita veramente rapidissima fin dai primi momenti, perché veramente con questo eroe... cioè, potenziate lui all'inizio, sicuramente è una bomba. Cioè, i dungeon se li mangia. Poi immagino abbia la skill a un livello ridicolo. Si possa anche alzare. Non in questo account, ma nel complesso. Adesso stiamo vedendo comunque queste strutture che sono abbastanza di livello basso e quindi magari saltano in un attimo. Ma in ogni caso anche lui veramente è a livello bassissimo.
distrugge tutto. Non fa in tempo, povero Anubis, a correre dietro le strutture perché c'è quello che le distrugge subito. Notevole, devo dire davvero notevole. Tanto se questo ragazzi piace e vi piace anche il video, lasciate un bel like. Se state guardando full screen, girate il telefono e potete lasciare un bel like. Poi volevo provare appunto queste ondate. C'è la B da fare, senza mura e senza niente, solo con loro due. Per quattro. Vediamo un pochettino cosa combinano. Vabbè, che vogliono combinare? Distruzione fra Anubis e quello. Proprio sarà un massacro. Ah, però qui ovviamente l'incognita è riusciranno a far fuori i nemici di tutte le strutture dopo le varie wave, perché quello ci possono riuscire. A far quello ci possono riuscire. Vediamo un po'. Polverizzati. Logicamente polverizzati. Arrivano da sotto questa volta. Il suicidio di massa. Mamma mia. Brutale. Però le ondate sono belle toste, vediamo se riuscirà a passare, se loro due da soli dove riusciranno ad arrivare. 5. Dilaniata la wave, senza alcun problema. Proviamo la C, a questo punto la curiosità, senza neanche le mura. Cioè, le strutture alla fine possono riuscirci a farle fuori. Anubis mi sa che... Ah no, sta lì, integro. Vai, per 4. Per 4 però devo dire che è stata una bella trovata. Oh, è morto però una volta, eh. Qui le strutture rischiano, le strutture rischiano. È rimasto in vita solo lui e pochissime strutture, quindi sicuro non ce la fa. Ecco, ha ingranato, vediamo. Attenzione, se con un buon spawn. Dai, ok. Vedi, poi lui è immortale, cioè, è proprio immortale. Skilla si incazza, fa nevicare da tutte le parti. Dai, dai, sfonda tutto. Guardatelo, guardatelo. Oddio, è morto per pochissimo. Stava per farsi la wave 5 da solo. Cioè, fatemi vedere a che livello è la skill. Per pochissimo è rimasto in vita solo un Moltanica. Ha la skill a 4. Vabbè, non è bassissima. Proprio per poco. La possiamo far salire per pochissimo. 56. Secondo me ce la fa. Secondo me ce la può fare. E portiamo la skill a 5. Senza problemi proprio. Che lo dico a fare. Quindi vediamo a livello difficile al primo. Ah vabbè, questo fa ridere. Quindi penso se lo spazzeranno. Però qui già le mura, vedete, un pochettino resistono. Non saltano in aria proprio subito, ma dopo un paio di secondi almeno. Mamma mia. Cioè, proprio devastante. Mi ricordo quando ho fatto questi dungeon io c'era Vlad che era un po' così, perché alla fine volava e quando skillava se ne andava in giro un po' distruggeva così. Però questo distrugge veramente tanto. Te tanto e congela pure. Quindi, proprio potente. Direi che con questo dungeon poi lo possiamo andare a provare in, non lo so, in qualche arena. Boh, anche se in arena non lo so. Vediamo dove lo possiamo mettere. Tanto qui proprio senza problemi. Anubis, vedete, un po' soffre. Lui proprio zero. Zero, cioè immortale. Il fatto è che non ha modalità sbloccate. Dai, proviamo a superare l'ondata C. Vediamo. Meno male, questa volta non ingaggiano su Anubis. Quindi almeno un round ci siamo evitati una morte. Questa è la volta buona. La volta pieno su Anubis, proprio pieno. Morto una volta. Ondata 3. Vai. Superala. Mangiati. Mangiati anche la 4. Perfetto. Guarda, questa è fatta. Questa è fatta. Questa è proprio fatta. Easy. Easy. Easy anche con un sacco di struttura. Ho messo i muretti. Ci ho messo tanta roba. Perfetto. Senza problemi. Tutti e due vivi. Il problema è che mi ha schiattato praticamente sempre Anubis. Per il resto spero di trovarlo anche sul mio account in modo da poterlo portare subito su. Ho già una valanga di risorse per poterlo fare.
quindi in ogni caso non ci sarebbero problemi. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, anche un commento, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo eroe e anche del prossimo aggiornamento, dove uscirà un nuovo pet che ho sentito però ottenibile soltanto con gli eventi, e anche nuovi talenti, talenti a 12 e quant'altro. Fatemi sapere tutto nei commenti, che come sempre leggo tutti. Per questo video è tutto, anche perché è molto tardi, anche abbastanza sonno. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.